Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui per realizzare un nuovo progetto di una borsa, sempre in color Tiffany, che quest'anno come vedete va molto, però questa volta l'ho realizzata con della fettuccia e uso un punto che fa un intreccio, che è un punto molto semplice ma che è di super 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 effetto. Quindi spero che anche questo video vi piaccia, mandatemi le foto sulla pagina Facebook, ve lo ricordo sempre. Un bacione enorme, buon lavoro uncinettoso. Ci vediamo al prossimo video. Come prima cosa prendiamo il nostro fondo, che è con l'uncinetto più piccolo, io sto usando un numero 5 appunto, andiamo ad attaccarci al nostro fondo passando per tutti i fori. Vi ricordo di girare il fondo al contrario e di lavorarlo diciamo come fosse il rovescio, perché la parte bianca e la parte bella deve stare da fuori. Quindi voi dovete lavorare con la parte a rovescio girata verso di voi. Prendete l'uncinetto, semplicemente lo inserite nei fori e andate a fare una maglia bassa. Vedete? In questo modo. Quindi con l'uncinetto passo nel foro, prendo il filo, tiro e vado a fare una maglia bassa. Prendo, passo nel foro, tiro e faccio una maglia bassa e proseguo in questo modo per tutto questo primo giro, andando a inserirmi in ogni foro del mio fondo. Vedete? Quindi passo nel foro, prendo il filo, tiro e vado a lavorare una maglia bassa e proseguiamo così per tutto questo primo giro. Nel secondo giro, io l'ho già iniziato, andiamo semplicemente a realizzare una maglia bassa per ogni punto. Io avevo un fondo molto coi buchi molto coi fori molto grossi e molto ravvicinati, quindi non ho dovuto aumentare molto, solo appunto come abbiamo visto prima un doppio punto alto qui proprio nella curva. Però per il resto poi vedete voi in base al fondo che avete, se vi accorgete che tira fate qualche aumento in più. Io ripeto, per il fondo che ho mi bastano questi piccoli aumenti che abbiamo fatto nel primo giro e per questo vado a realizzare un punto basso per ogni punto sottostante in questo modo. Molto semplicemente per tutto questo giro. Nel giro successivo entriamo nel vivo della borsa e della lavorazione appunto a zigzag che andremo a fare. Ho già iniziato il giro semplicemente perché volevo farvelo vedere qui nel pezzo dritto e non dove è curva, in modo che fosse più chiaro. Quindi voi semplicemente iniziate facendo una catenella da dove avete appunto iniziato e lavoriamo come? A maglia bassa, saltando il primo punto e andando a inserire il cinquello successivo. Quindi il primo punto che vi trovate dopo aver fatto la catenella lo saltate e vi inserite in quello dopo. E andiamo a lavorare una maglia bassa. Dopo torniamo indietro e puntiamo nel punto che abbiamo saltato, riprendiamo il filo, lo allunghiamo leggermente e lavoriamo la maglia bassa. Adesso di nuovo saltiamo un punto, quindi andiamo in quello dopo ancora, quindi non punto qui ma in quello successivo. Prendo il filo e lavoro la mia maglia bassa. Dopodiché torno indietro e vado nel punto che avevo saltato. Prendo il filo, lo allungo leggermente e di nuovo lavoro la mia maglia bassa. Quindi adesso di nuovo saltiamo un punto, andiamo in quello successivo e lavoriamo una maglia bassa. E poi torniamo indietro a recuperare il punto che avevamo saltato e lavoriamo di nuovo una maglia bassa. La lavorazione vedete che è molto bella perché fa queste onduline di così, però allo stesso tempo è molto semplice. Quindi saltiamo un punto, andiamo in quello successivo, lavoriamo una maglia bassa. Torniamo indietro e andiamo a lavorare dove il punto che abbiamo saltato. In questo modo. E proseguiamo così per tutto questo giro. Vedete il punto che resta così con questi zigzag. Adesso vedrete poi nel giro sopra. Per il secondo giro facciamo una catenella appunto per iniziare il giro, dopodiché saltiamo il primo punto, puntiamo nel secondo e andiamo a lavorare una maglia bassa. Torniamo indietro di nuovo in quello saltato, esattamente come prima, e facciamo il nostro punto. Di nuovo saltiamo un punto, andiamo in quello successivo, lavoriamo la nostra prima maglia bassa, torniamo indietro a recuperare quella saltata.
Guardate, questa è la lavorazione che viene, a me piace veramente molto, quindi semplicemente continuiamo a lavorare in questo modo per tutta l'altezza della nostra borsa, proseguiamo ancora un pezzettino assieme, quindi saltiamo un punto, andiamo in quello successivo e lavoriamo una maglia bassa, torniamo indietro a recuperare il punto che abbiamo lasciato e facciamo una maglia bassa leggermente più allungata. Quindi di nuovo saltiamo un punto, andiamo in quello successivo e lavoriamo una maglia bassa, torniamo indietro a recuperare il punto che abbiamo saltato e lavoriamo una maglia bassa un po' più allungata, in questo modo. E proseguiamo, come dicevo prima, così fino ad aver ottenuto l'altezza della borsa che desideriamo. Guardate, ho realizzato 13 giri di questo punto e la borsa è quasi terminata. Adesso vorrei realizzare un bordino di maglie alte. Allora, io pensavo la borsa di farla rientrare qui negli angoli, sapete come a me piace molto in questo modo, in modo che l'apertura anche si stringa un po', però non vorrei chiuderla tanto, quindi non andrei a fare delle diminuzioni, semplicemente lavorerei 3 o 4 giri di maglia bassa con il numero di maglie che abbiamo e poi la farei rientrare in questo modo. Qui in centro, nei giri di maglia bassa che andremo a fare, metterò una calamita e poi i manici. Quindi adesso semplicemente andiamo a realizzare dei giri a maglia bassa. Quindi torniamo al nostro uncinetto e per ogni punto sottostante, invece di andare a lavorare questo punto un po' particolare che incrocia, andiamo semplicemente a fare delle maglie basse. Io direi una per ogni punto, poi se volete diminuire, ma non farei più di 4-5 diminuzioni in totale, se no lavorerei addirittura i punti così come sono. Vedete, sto andando a lavorare la maglia bassa, quindi faremo 3 giri circa lavorati così a maglia bassa, che formino, diciamo, un bordino in contrasto con la lavorazione precedente, e proseguiamo in questo modo. Guardate, ho realizzato i 3 giri di maglie basse che vi dicevo prima e sono andata ad attaccare anche un bottone di madreperla che è più o meno il colore del fondo dei manici che poi andremo ad attaccare qui, perché ho deciso che appunto la mia chiusura sarà con questo bottone e con un'asola più o meno di questo tipo qui al centro. Quindi adesso vi faccio vedere come realizzare appunto quest'asola molto semplicemente. E per fare appunto la chiusura poi dovremo ancora andare a cucire i manici. Quindi ci inseriamo con l'uncinetto e la fettuccia sopra nella parte dietro della nostra borsa, più o meno qui dove in linea vedete con l'estremità del bottone, in questo modo. Da uno e l'altro devono partire più o meno così. Quindi parto da qui, mi inserisco con il mio uncinetto facendo quindi una maglia bassissima, in questo modo, e dopodiché parto a realizzare delle catenelle. Quindi ne facciamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, proviamo, ma sicuramente non bastano ancora. 15, vedete, girate già attorno al bottone, magari lo lasciate così. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E secondo me possono bastare, vedete, in questo modo. E ci inseriamo di nuovo nella parte dietro della nostra borsa, in un punto di nuovo più o meno a questa distanza qui, e chiudiamo di nuovo con una maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo realizzato anche l'asola che andrà a chiudere la nostra borsa, vedete? In questo modo. Adesso non ci resta che tornare ai nostri manici, che sono questi qui, e con un filo più o meno dello stesso colore andarli a cucire, passando con un lago nei fori. Ecco qua ragazze, guardate, ho terminato di cucire i manici da un lato e dall'altro, in questo modo. Li ho semplicemente cuciti, vedete, ho fatto passare il filo nei fori, quindi assolutamente niente di complicato. Questa è l'asola che abbiamo realizzato insieme, la borsa l'ho foderata in questo modo qua,
Guardate. E questo appunto è quanto. Qui c'è il nostro bottone di madreperla. E il tutto è una borsa sportiva, ma non troppo elegante, ma di nuovo non troppo. Quindi spero che vi piaccia. A me piace, fatemelo sapere nei commenti, scrivetemelo sotto, mandatemi le foto delle vostre creazioni, trovate il link della pagina Facebook in descrizione. Un bacione enorme e al prossimo video. Ciao!